fino ad ora in questo dibattito, in questo lungo dibattito che è durato un mese, hanno sottolineato come esso rappresenti un grave strappo all'unità istituzionale del nostro Paese. Unità negata dal rifiuto della maggioranza e del governo a cercare, almeno con ragionevolezza, se non con convinzione, una versione della modifica di ben 55 articoli della nostra Costituzione che fosse condivisa da tutto il Parlamento e non voluta dalla sola maggioranza. Sono ben pochi i senatori della maggioranza che in privato non facciano intendere o addirittura confessino apertamente il loro profondo disagio per essere chiamati a votare per disciplina politica una riforma che non condividono. Ora, al di là delle naturali differenze tra gli schieramenti politici, sarebbe stato necessario che la maggioranza avesse ricercato prima di tutto nel lavoro di revisione della Costituzione l'unità del Parlamento su alcuni punti divisi e sulle regole fondamentali della vita pubblica. Credo che nulla noccia di più al futuro del Paese della rottura dei principi su cui poggia la nostra convivenza democratica. C'è molta incertezza, forse anche paura, nella società italiana. I cittadini hanno bisogno di recuperare con la politica un rapporto più forte, fatto di contenuti e non solo di immagine, di ideali e non solo di marketing, di serietà e di stabilità e non di incertezza e di precarietà. E come corrispondono a tali domande governo e maggioranza? Con una riforma elettorale, per esempio, che sottrae a gran parte del territorio il diritto dei cittadini di disporre di una diretta rappresentanza parlamentare. Ma torniamo alla riforma della Costituzione. Purtroppo, per mancanza di tempo, non posso dilungarmi sul gravissimo strappo di una maggioranza che ha voluto imporre una incoerente, sottolineo questo termine, interpretazione dell'articolo 138, visibilmente diretto a regolamentare la revisione di singole parti del dettato costituzionale, certamente non a riformare l'intera carta, travolgendo nei principi fondamentali con la modifica contestuale del ben 40% dei suoi articoli, che riguardano gran parte delle altrettante fondamentali norme organizzative di rilievo costituzionale, come il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, il Governo e le Regioni. Non posso neanche soffermarmi quanto servirebbe sulla modifica dell'articolo 70 della Costituzione, che potremmo anche definire ridicola, se non fosse purtroppo pericolosissima. Oggi l'articolo 70 della Costituzione definisce il procedimento di formazione delle leggi con una sola riga, che con grande chiarezza recita: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Nel nuovo testo, che presto questo Senato sarà chiamato a votare, l'articolo 70 ha avuto bisogno di ben 56 righe, necessariamente confuse, deboli, destinate a produrre molti contrasti interpretativi. Non male per un governo che al suo esordio aveva promesso una drastica semplificazione della legislazione, che invece riesce solo a complicare norme semplici che hanno ben funzionato per decenni. Forse davanti a questo pasticcio ogni commento è davvero superfluo. Con il nuovo articolo 70 siamo arrivati al massimo possibile di confusione istituzionale, di trasposizione approssimativa e fuori luogo di meccanismi presenti in altre costituzioni straniere, di introduzione di dispositivi che rendono farraginosa ogni decisione, di grave deficit tecnico nella stesura del testo della norma. Se il testo attuale dovesse diventare il nuovo articolo 70 della nostra Costituzione, avremo non solo una Costituzione gravemente sbagliata, ma anche illeggibile, nel caso specifico, nel procedimento di formazione delle leggi, la pratica impossibilità di portare le leggi alla loro approvazione definitiva. Questo testo che ho letto, e ho dovuto leggerlo, non sono parole mie, sono le parole che sono prese dal resoconto stenografico che il Presidente Zanda ha utilizzato nei confronti della riforma del 2005, era il novembre 2005, dell'allora governo Berlusconi. Una riforma, non ho dovuto cambiare una virgola, se non le 71 righe dell'articolo 70, che adesso sono 56, ma queste parole si adattano perfettamente alla stessa situazione in cui ci troviamo adesso. All'epoca abbiamo visto da quella parte gente che si stracciava le vesti, gente gridare allo strappo istituzionale. Abbiamo visto
in piazza, abbiamo visto manifestazioni e mobilitazione popolare per una riforma che, alla luce di quella che sta per essere approvata oggi, forse era meno peggio. Forse era meno peggio. Oggi le stesse persone che allora gridavano allo scandalo, gridavano allo strappo democratico, gridavano veramente a ogni cosa contro quel governo, oggi sono i primi fautori di una riforma peggiore. Di una riforma peggiore che al suo interno ha un elemento che già solo nella sua esposizione ne dà il senso di stravolgimento. Il Senato rappresenta le istituzioni. Ci siamo dimenticati dei cittadini e per evitare che qualcuno possa un domani richiamarli lo scriviamo in Costituzione. Il Senato rappresenta le istituzioni, non il popolo, non i cittadini, ma le istituzioni. Questa è la novità. Cittadini, via. Venite rappresentati solo dalla Camera. Le istituzioni hanno un loro organo di rappresentanza. Quindi al Senato noi avremo rappresentanti dei consigli regionali e anche qualche sindaco, 21 sindaci eletti così, non si capisce come. Poi la parola eletti che viene abusata, eletti, ma facciamo due conti, ma in maniera molto pratica. In una regione in cui, per esempio la Lombardia, il PD mi pare che ha 12 consiglieri regionali, 18 consiglieri regionali se non sbaglio, ma quando andranno a votare, questa uso le virgolette, votare per i senatori che dovranno eleggere, la lista del Partito Democratico avrà 18 voti, suppongo, non penso che avrà i voti del Movimento 5 Stelle, avrà 18 voti e individuerà perfettamente quella persona che viene eletta, tanto vale nominarla, facciamo prima, evitiamo la perdita di tempo e la presa in giro, diciamo chi volete nominato al Senato. Vale per tutti i partiti, ecco perché questa è, diciamo, il sistema ipermaggioritario, è un sistema ancora di più che aumenta la partitocrazia e la nomina dei partiti. Per non parlare poi di questi consiglieri regionali, ecco quale elemento di incostituzionalità, questi consiglieri regionali che sono stati eletti con un mandato ben preciso. È il mandato di fare i consiglieri regionali. Nessun elettore, quando ha messo quella X per l'elezione dei consigli regionali, sapeva che domani quel consigliere regionale sarebbe andato al Senato a decidere sulla Costituzione, sulla legge elettorale e sulle materie più importanti. Già questo dovrebbe farci riflettere e fare un passo indietro. Se una Camera deve esistere a suffragio universale, deve essere eletta dai cittadini e non può essere nominata dai partiti. Questo deve essere cambiato. È il primo punto, è il punto su cui... ci batteremo fino alla fine. Il Senato deve essere eletto dai cittadini. Poi non importa il numero, qua si fanno discorsi sul numero pensando che i senatori vogliono tenersi la poltrona, lo stipendio, il vostro Renzi l'ha detto, dei dissidenti del PD che fanno tutto questo movimento perché vogliono tenersi i soldi, quando lo diciamo noi stiamo facendo l'antipolitica, però è Renzi che vi accusa di questo. Ebbene, dimostriamo che non è questa la non è questo che vogliamo, ma vogliamo mantenere uno strumento di garanzia in questo paese. E il Senato può rappresentare ancora adesso uno strumento di garanzia e lo vediamo tutti i giorni, ma non solo il Senato, anche la Camera nel suo bicameralismo, lo vediamo tutti i giorni quando le leggi vengono approvate con dentro degli errori madornali e l'altra Camera li deve correggere, vale una volta per la Camera e una volta per il Senato. Quante volte è successo di sentire il Presidente del Consiglio lo correggeremo nell'altra Camera, ma quando succederà più questo? Per non parlare, qui chiudo Presidente, sto concludendo, di questa particolarità, il Senato potrà chiedere sempre di tutte le leggi di esclusiva competenza della Camera di poter deliberare, in realtà più che deliberare sarà un parerificio il Senato. Ebbene, entro 10 giorni il Senato potrà chiedere la legge, entro 30 giorni potrà dare un parere,
e entro 20 giorni la Camera delibererà definitivamente. Sono passati 60 giorni, 60 giorni nei quali la legge non può essere promulgata. Questo è l'efficienza e la velocità che vogliamo raggiungere. In quei 60 giorni la seconda Camera può, se lavorasse con certi ritmi nelle commissioni, quelli che chiediamo fin dal primo giorno, potrebbe benissimo deliberare, e deliberare con convinzione, con certezza di quello che sta facendo, perché ha un mandato dei cittadini. Per questo voteremo a favore delle pregiudiziali. Grazie.